1-0-0 contro lo Sporting Bellinzago che va stretto al sesto rilevante per quello che si è visto sul terribile terreno di gioco del Sivori. Senza gli infortunati Zizzeri, Campinotti, Mobiglio, Meucci e Safine, i corsari hanno dovuto fare a meno anche dello squalificato Boisfer, ben sostituito dal ghanese Owosu, il migliore in campo insieme a Guitto. La cronaca, al quarto minuto, errore di Cacciatore, ne approfitta in parte Marinai che, complice la deviazione di un avversario, calcia sull'esterno della rete. Dal successivo calcio d'angolo battuto da Guitto, la difesa lombarda allontana, Marinai raccoglie ma spara alto. All'undicesimo il cross di Pane diventa un tiro che Lentini blocca senza affanni. Al diciannovesimo conclusione a fin di palo di Marinai e palla fuori. Al ventiquattresimo si vedono finalmente i gialloblu con Montante da posizione defilata, ma Stancampiano risponde presente. Al trentatreesimo l'Unione divora un gol clamoroso con Rasini, il cui colpo di testa si spegne a lato. Al 41esimo l'occasione più ghiotta del primo tempo è dello Sporting Bellinzago, ma è straordinario Stancampiano nel negare la gioia del gol a Vinciano. La ripresa si apre al 50esimo con una conclusione all'apparenza senza pretese di Owosu. La palla scende all'improvviso e c'è mancato poco che Lentini non rimanesse sorpreso. E al 68esimo ecco l'episodio più lampante dell'intera partita con la traversa colta da Marinai. Se non ci fosse stata la deviazione di un difensore ospite, chissà. Sicuramente contentissimo della prestazione, più che altro io ai ragazzi gli chiedo di fare prestazione. Oggi per coronare questa prestazione sarebbe stato giusto magari fare un gol, perché così a freddo, a caldo, scusa, se mi dici fra le palle gol che abbiamo avuto e quelle che abbiamo subito, sono superiori a quelle che abbiamo avuto noi, quindi se vincevamo no, non avevamo rubato niente. Va bene così perché la prestazione secondo me contro la prima virtuale in classifica è stata ottima, i ragazzi hanno dato l'anima, abbiamo fatto una buona partita, quindi sono contento per la prestazione e un po' meno per il risultato. Abbiamo una partita ancora da recuperare, non so gli altri risultati perché la nostra è finita adesso, ma guardiamo di continuare a giocare sempre così, perché quei ragazzi che si sono inseriti all'ultimo oggi hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo dei ragazzi giovani, è vero, però se corrono così, se si danno da fare così, è dura per tutti.